Allenamento pettorali a casa gratis. In questo video ti mostreremo una scheda, una giornata di allenamento completo che puoi fare a casa, quindi senza nessuna attrezzatura particolare, in modo completamente gratuito. La prima cosa che dobbiamo andare a vedere però è la funzione dei pettorali, e questo ti farà capire perché li puoi allenare anche a casa senza nessun tipo di attrezzatura. Infatti in palestra hai degli attrezzi che ti possono venire, diciamo, molto in aiuto, come un bilanciere, dei manubri, perché puoi caricare dei chili in più in maniera progressiva. Mentre invece a casa dovremo lavorare principalmente con il tuo corpo e con dei piccoli attrezzi che possiamo andare a trovare. Quindi nel nostro caso, nel programma, ti servirà semplicemente una sedia, o se hai una panchetta ti verrà leggermente meglio, e poi dei manubri o delle bottiglie d'acqua. Già da 2 kg, quindi 2 litri di bottiglie d'acqua, potrebbero andare bene per te. Questo programma sarà adatto sia che tu sia uomo, sia che tu sia donna. Quindi potrai applicarlo e ti spiegheremo le differenti varianti, come potrai renderlo più semplice o più difficile. In modo molto basilare, la funzione del pettorale è quella di addurre il braccio e intraruotare il braccio. Quindi dovremmo sfruttare il nostro corpo e, come ti ha detto Mario, dei piccoli manubri, delle bottiglie d'acqua per effettuare dei movimenti di spinta che in palestra puoi effettuare con cavi, con macchinari, ma che ovviamente per ovvi motivi a casa dovremmo un pochino arrangiarci, come ti faremo vedere a breve. Quindi adesso scendiamo nel dettaglio del nostro programma, dove vedremo un grande utilizzo di movimenti di spinta e movimenti simili a delle croci con delle intrarotazioni. Andiamo a vedere subito e preparati ad allenarti anche tu. Il nostro programma inizia con 3 super serie. Le super serie sono l'esecuzione di un gesto immediatamente seguito dall'altro e poi si recupera. Il primo gesto sono i piegamenti sulle braccia, con le braccia larghe, contro una panchetta, una sedia o uno sgabello. Ovviamente la sedia ti potrebbe venire fastidioso perché c'è lo schienale, quindi cerca un oggetto, eventualmente puoi usare anche un tavolo. Infatti un tavolo ben robusto ti darà un'altezza un po' più alta e verrà un po' più facile. Nel momento in cui tu vuoi scalare la difficoltà, puoi passare sulle ginocchia oppure effettuarla appunto contro un tavolo più alto dove la difficoltà sarà inferiore. Di questo gesto farai da 12 a 15 ripetizioni con un tempo controllato in discesa e una spinta esplosiva. Subito dopo, a seguire, andrai a terra e farai delle croci. Quindi andrai a aprire le braccia in una posizione di massima apertura ed extra rotazione, e quando porterai verso l'interno le farai quasi toccare tra di loro, senza però fare, diciamo, sbattere le bottiglie d'acqua in questo caso, o i manubrietti, e cercando di contrarre bene il petto. Di questo farai da 18 a 22 ripetizioni, usando un carico nel quale sentirai il bruciore. Quindi, fatta la serie del primo esercizio e fatta la serie del secondo esercizio, recupera 60 secondi prima di ricominciare nuovamente dai piegamenti per un totale di 3 serie. Adesso ci spostiamo a fare la seconda super serie. Anche questa volta saranno 3 round, dove il primo gesto sarà piegamenti sulle braccia con le braccia strette, quindi vicine al corpo. Nel piegamento sulle braccia tieni il corpo ben in asse. Quando vai verso terra sfiora col petto a terra o poggia leggermente e poi spingi nuovamente il corpo ben in asse. Questa è la versione completa per chi riesce a farli. Per chi non riesce a farli, passa sulle ginocchia, fai la versione scalata, quindi più facile. Di questo gesto farai da 12 a 15 ripetizioni. Subito dopo, senza recuperare, passerai a fare il floor press. Floor press consiste in delle spinte con dei manubri o bottiglie d'acqua da terra. Quindi porta i gomiti a toccare terra, rimani mezzo secondo giù, dopodiché spingi in modo esplosivo verso l'alto, intraruotando i manubri. Quindi apri leggermente ed extra ruota il pettorale quando sei giù, intraruota e spingi quando sali su. Anche qui non devono sbattere tra di loro, ma devi portarli al centro, contrarre bene i pettorali e sentire il movimento. Di questo ne farai 20. Quindi farai da 12 a 15 piegamenti, subito dopo 20 floor press, recuperi 60 secondi e ricominci per un totale di 3 serie o 3 round. Andiamo adesso a fare l'ultima super serie per terminare alla grande il nostro allenamento pettorali da casa. Allora, anche qui ci servirà nuovamente una sedia o una panchetta. Qui va benissimo la sedia perché dovrai solamente stare seduto o seduta.
Ci serviranno dei manubri per spingerli verso l'alto nell'Arnold Press e a breve ti spiegherò perché un esercizio di spalle in questo nostro workout, in realtà mirato ai pettorali, è un altro esercizio completamente corpo libero sul tappetino che si chiama Walking Push-Up. Per il Walking Push-Up, che è quello con il quale iniziamo, faremo 10 ripetizioni ben fatte. Dovrai fare una breve camminata con le mani fino ad andare in posizione, scendere giù, spingere al massimo e ritornare nuovamente in piedi facendo questa camminata con le mani verso dietro. Ogni volta estendi il corpo, vai giù, cammina verso avanti, push up, spingo nuovamente verso dietro e ritorno completamente in posizione eretta. Farai 10 ripetizioni di questo. Dopodiché ti sposti sulla panca, ti siedi, prendi i manubri e farai un esercizio chiamato Arnold Press. L'Arnold Press, è vero, è un fondamentale per le spalle, ma fatto subito dopo tutti questi esercizi per i pettorali, tu sfrutterai una sorta di movimento a croce di adduzione per contrarre maggiormente il pettorale e portare ulteriore flusso sanguigno nella parte alta del corpo. Quindi l'Arnold Press consiste in una spinta. Quando riscendi giù, ruoti internamente le braccia, fai una contrazione pettorale, strizzi bene le braccia tra di loro e risali e spingi su. Questo servirà a dare il colpo di grazia ai pettorali e fare una sorta di richiamo per i deltoidi anteriori che comunque entrano in gioco quando alleni i pettorali. Di questo farai da 15 a 20 ripetizioni. Dopo aver fatto l'Arnold Press, recuperi 60 secondi e ricominci nuovamente con il Walking Push-Up per un totale di 3 serie di questo circuito. In totale avremo accumulato un grande lavoro per i pettorali con un richiamo quindi per i deltoidi, avrai fatto ben 9 super serie, quindi 3 serie per ogni circuito, che è un volume sufficiente per riuscire a stimolare alla grande i pettorali anche senza nessun attrezzo, quindi da casa, utilizzando semplicemente il tuo corpo, delle bottiglie d'acqua e una semplice sedia. Questo workout puoi farlo sicuramente almeno una volta a settimana, ma in realtà potresti anche ripeterlo 2 volte in una settimana, per un periodo di tempo magari che va da 4 a 8 settimane, per veder crescere, migliorare e tonificare i tuoi pettorali anche interamente da casa, senza dover andare in palestra o senza dover utilizzare costose attrezzature. Metti like al nostro video se ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici su tutti i canali social e iscriviti al canale di Dieta Flessibile Italia per ricevere ulteriori video utili. E ricorda sempre che se non abbini una corretta alimentazione, il tuo allenamento avrà poco senso, quindi accedi in descrizione alle risorse di approfondimento sulla dieta flessibile che ti faranno capire come strutturare il piano più adatto alimentare per migliorare il tuo allenamento. Ciao e alla prossima!